Venditalia 2024 continua. Siamo allo stand di Acem SRL, proprietaria del marchio Flymax, e ci troviamo in compagnia di Giampaolo Mandeletti, l'amministratore unico dell'azienda. Ciao Giampaolo e bentornato. Ciao anche a te Fabio, spero tutto ok, tutto bene. Sì. Sì, stiamo correndo per documentare tutte le novità che stiamo incontrando nel corso di questa maratona Venditalia 2024. Sono davvero tantissime le novità che stiamo raccogliendo stand dopo stand. E allora veniamo a voi, alla Acem e ai vostri inizi ben 28 anni fa. Come è iniziata l'azienda e come si è sviluppata? In un minuto. Allora, parlare di un minuto l'azienda è un po' troppo tirato, però iniziamo nel 1996 a oggi, come hai detto giustamente, tu sono 90 anni di attività. In questi 28 anni di attività abbiamo esportato l'80% del nostro fatturato tutto estero, dalle Filippine all'Australia, alla Germania, insomma siamo un po' a macchia d'olio in tutto il mondo praticamente. Ormai produciamo macchine come la concorrenza, con sempre più richieste di LCD, 10 pollici, 15 pollici, 7 pollici, e di qua con tutte le macchine automatiche che possono soddisfare tutte le esigenze. Noi ci differenziamo dalle altre aziende perché noi siamo, ci chiamano un'azienda sartoriale, perché alla fine produciamo quello che il nostro cliente ci chiede e noi siamo in grado in poco tempo di soddisfare. E anche forse un core business della nostra azienda è questo che ho appena detto. Beh, questa è una delle caratteristiche che hanno le aziende italiane, che pensano a fare i lavori tailor made, ormai si dice così, tailor made per i clienti che desiderano dei vestiti su misura, qualcosa che abbia delle caratteristiche realizzate secondo le esigenze specifiche dei clienti, e nell'ambito della distribuzione automatica non è assolutamente tanto facile, tant'è che guardando le macchine che voi esponete nel vostro stand vedo tante bellissime novità. Da dove partiamo? Ma possiamo partire dalla macchina con due macinini che il cliente può inserire all'interno di questa macchina, o un decaffeinato o un'altra miscela per differenziare appunto le erogazioni. Poi da partire anche dal modulo acqua abbinato alla macchina automatica a 600 bicchieri o 450 bicchieri, dove i prezzi sono molto ridotti, dove viene affiancato questo modulo alla macchina, in poche parole. E poi passiamo pure alla macchina delle proteine, che qualche anno fa la facevamo soltanto freestanding, invece quest'anno proponiamo anche la macchina delle proteine a tabletop, per cui anche il nostro cliente inglese è molto soddisfatto di questa linea. E quindi doppio macinino, ma utilizzate macine piane o macine coniche? Allora, noi abbiamo sempre utilizzato macine coniche per allungare quello che è la vita delle macine. E oltretutto poi abbiamo anche delle macchine sempre tabletop con latte fresco, macchine dalla più piccola alla più grande, come richiesta dal cliente possiamo avere il latte fresco. E questa è una bellissima caratteristica, riuscire a inserire anche il latte fresco all'interno dei distributori. Nel frattempo incontriamo, mentre parliamo, tantissimi amici che ci salutano un po' anche distraendoci. Giampaolo, quali altre novità avete già pronte da proporre al vostro pubblico e che non avete portato in fiera, perché nel frattempo non potete esporre proprio tutto? Sì, in effetti abbiamo parecchi modelli ancora da proporre, anche se comunque abbiamo già iniziato la vendita di questi, e come per l'appunto la macchina delle proteine, dove vanno a collocarsi nelle palestre, negli ospedali eccetera. E una volta le facevamo solo freestanding, ora ci hanno richiesto anche le tabletop, sempre con le stesse caratteristiche.
le possiamo avere sia con tastiere capacitive sia con tastiera LCD. Giampaolo, infine, in tutti i modelli di cui hai parlato sono presenti, immagino, sul vostro sito internet? Sì, esatto. Come potete vedere sul nostro sito internet abbiamo quasi tutti i modelli che ho appena accennato e di conseguenza basta che voi ci contattiate per avere più spiegazioni in merito. E allora, per poter entrare in contatto con voi, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui è possibile scrivere senza alcun impegno? Allora, vi direi la cosa più bella è digitare www.flymax.com e di ritrovare tutte le indicazioni del caso. Giampaolo Mandeletti, amministratore unico di Acem, proprietaria del marchio Flymax, da 28 anni sulla cresta dell'onda non solo in Italia ma davvero in tutto il mondo per quanto riguarda la distribuzione automatica. Grazie Giampaolo. Grazie a voi, grazie e arrivederci.